È come se si assistesse al racconto della storia del design italiano, perché oggettivamente la qualità non soltanto dei designer coinvolti, ma poi anche di come questi progetti sono diventati elementi della nostra vita quotidiana, è senz'altro un'esperienza estremamente interessante, estremamente significativa. Intanto perché deve rimettersi in moto la macchina del Compasso d'Oro 2022. Museo molto atteso, frutto di un progetto scientifico molto accurato, che di fatto espone quella che è una collezione straordinaria che ha rappresentato davvero in maniera estremamente qualificante la storia del design. E il premio Compasso d'Oro è stato un elemento e continua ad essere un elemento storico appunto del pensiero, della cultura del progetto, e vedere raccolti in un unico spazio espositivo la storia di questo premio e dei progetti e degli oggetti che appunto sono stati riconosciuti da questo premio è senz'altro una cosa molto importante per la città. È un po' la ciliegina sulla torta di una presenza diffusa sul design. Abbiamo la Triennale, abbiamo una serie di musei imprese, abbiamo collezioni. Ecco, la mia speranza è che con questo fiore all'occhiello ci sarà tanta gente quando si tornerà a viaggiare con tranquillità che verrà a Milano anche solo per il design e anche a prescindere dal Salone del Mobile, essendo il Salone del Mobile il momento, la settimana più importante di Milano. Di fatto qua si vede la collezione degli oggetti e dei progetti che sono stati premiati nel corso della storia dal Compasso d'Oro. Ed è come se si assistesse al racconto della storia del design italiano, perché oggettivamente la qualità non soltanto dei designer coinvolti, ma poi anche di come questi progetti sono diventati elementi della nostra vita quotidiana, è senz'altro un'esperienza estremamente interessante, estremamente significativa.